Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Lega, sospesi i deputati Dara e Murelli, hanno percepito il bonus 600 euro. Nel giorno in cui Montecitorio fissa il venerdì 14 agosto il giorno della verità sui politici col bonus, col presidente dell'INPS convocato in commissione alla Camera, il Carroccio decide di scoprire le carte e anticipare l'audizione di Pasquale Tridico comunicando la sospensione dei due parlamentari. Capogruppo Molinari se la prende con l'INPS, dice non doveva pagare casi così, vicinissimi a Salvini alla prima elezione in Parlamento, insomma. Chi sono i sospesi? Lo scopriremo. Basta scuse, non potevamo chiedere il bonus di 600 euro all'ora insaputa. I commercialisti smontano le giustificazioni dei consiglieri. Il leghista Barbisana ha raccontato di aver detto al suo consulente di non farlo mai più, mentre Bocci dice che non ricorda se fu avvertito. Giorgio Lucchetta, consigliere nazionale, dice impossibile. L'INPS ci disse che saremmo stati abilitati, poi fece dietro fronte perché serviva un decreto ministeriale, quindi non siamo mai stati autorizzati a inviare le domande per conto dei clienti. Ed Elise dell'Unione Giovani Commercialista ha detto non ci usino come capro espiatorio. Antifrode è l'ufficio dell'INPS che va a caccia dei furbastri. Il sipario sulla storia dei furbastri di Montecitorio, che pur legittimamente hanno ottenuto il bonus di 600 euro previsto per sostenere Cococò e partite IVA durante l'emergenza Covid, calerà appunto domani con l'audizione del presidente dell'INPS Pasquale Tridico in commissione lavoro. Nell'attesa però il palco resta affollato e i colpi di scena si susseguono. Roma, non solo Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi pensa pure a una lista civica antimafia. Candidiamo persone legate alle battaglie sui territori, ha detto. La proposta di una lista per la legalità in Campidoglio sembra a tutti una buona idea da sviluppare in vista della candidatura della sindaca. Andrebbe a integrare gli altri due profili civici già immaginati, quello di stampo cattolico e quello legato alla sinistra radicale e ai movimenti non allineati. Agrigento, la collina continua a franare, a rischio la statale. L'allarme dei geologi che dicono bisogna intervenire al più presto. Nuovo cedimento della collina del caos, anche a causa di una condotta idrica rotta che sta accelerando il processo naturale. Adesso la frana mette a rischio una galleria e un tratto della strada statale 640. Giovanni Noto, presidente dell'Associazione dei Geologi della Città dei Templi, dice siamo già in ritardo, le infrastrutture hanno ormai segnato il territorio. Notizie da Napoli e dalla Campania. Dopo il Covid le tasse stangate in arrivo per 600.000 napoletani, le cartelle esattoriali torneranno in autunno. Con il decreto di agosto verrà sancita un'ulteriore proroga all'attività di riscossione dell'Agenzia delle Entrate e a quella di notifica di nuovi atti. La scadenza dei termini per le cartelle dell'ex Equitalia sarà fissata per il 15 ottobre 2020 con un mese e mezzo in più rispetto alla precedente data del 31 agosto. E dalla proroga deriva anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni. L'obiettivo del governo, già dichiarato durante il lockdown, non con il primo rinvio fissato a marzo, è quello di non aggravare la crisi di milioni di famiglie e imprese già messa a dura prova dalla recessione. Le notifiche per tasse, tributi e multe non pagate riguardano un numero elevatissimo di contribuenti. Antonio investito e ucciso a Napoli come Maya, ma il pirata della strada è in fuga. I familiari dico aiutateci a trovarlo. Sono trascorse appena 48 ore dai funerali che hanno commosso Napoli per la tragica morte di Maya, la quindicenne investita in piazza Carlo III, e un'altra famiglia piange la perdita di un proprio caro travolto da un'auto. Antonio Ciaramella avrebbe compiuto 80 anni a ottobre, invece è morto in ospedale il 6 agosto, un giorno prima che lo stesso drammatico destino colpisse la minorenne. Storie simili se pensiamo che entrambe le vittime stavano attraversando a piedi la strada, anche se in quartieri diversi, ma allo stesso tempo storie lontane tra loro. L'anziano infatti è stato investito da un pirata della strada su Viale Traiano. Chiediamo a tutti un aiuto per far luce sull'investimento di Antonio. Questo è l'appello dei familiari. Notizie dalla Puglia.
roghi nelle campagne del Municipio 4, pubblicato il bando per il servizio di vigilanza ambientale. Il Municipio 4 chiede aiuto alle associazioni di volontariato nella lotta ai roghi illegali, rinnovando un'iniziativa già sperimentata in passato. È stato pubblicato in queste ore un avviso pubblico con cui si invitano organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro a presentare proposte per un servizio volontario di vigilanza ambientale. Contributo messo a disposizione dal Municipio 4, Comune di Bari, è pari a 6.000 per tre mesi, a 6.000 euro scusatemi, per tre mesi di attività che vanno da agosto ad ottobre. Minorenni fermati a bordo della bici elettrica trasformata in ciclomotore, calci e pugni all'auto della polizia locale, gli agenti aggrediti dai familiari. Accaduto nel pomeriggio di mercoledì, quando una pattuglia ha intercettato le due giovani, 17 anni uno, 18 anni non ancora compiuti l'altra, che percorrevano la strada entrambe a bordo del veicolo con motore elettrico, che viaggiava però senza pedalata ma azionando semplicemente la manopola collegata con il motore elettrico ausiliare. Gli agenti, da una verifica compiuta sul posto, hanno quindi constatato l'alterazione delle caratteristiche tecniche del mezzo, trasformato di fatto in un vero ciclomotore e quindi in circolazione in violazione di una serie di prescrizioni del codice della strada. Notizie da Treviso e dal Veneto. Festeggiano la maturità all'isola di Pag, 7 studenti di Mogliano tornano a casa positivi. I giovani di 19 anni hanno fatto il test a inizio agosto. Sono in isolamento assieme alle loro famiglie e i contatti stretti. Treviso Market aperti anche a Ferragosto, un'attività su due rinuncia alle ferie. Shopping il 15 nelle grandi catene di abbigliamento. L'ASCOM conferma sforzo dopo i mesi di sofferenza. Treviso, follie della sanatoria, operai costretti a fingersi badanti per regolarizzarsi, la denuncia di Atalmi della CGIL, che scrive al sottosegretario Variati, ha detto: da noi oltre 1.500 stranieri e pratiche ok solo per 400. Treviso, altri 12 contagi e si allarga il nuovo cluster in azienda, salgono a 20 positivi, oltre ai 18 lavoratori si devono aggiungere anche due familiari. Sono previsti per oggi 70 tamponi. Montebelluna deve pagare per chiudere l'attività e chiede aiuto. Gara solidale sul web. Mamma Angela si è ammalata, non può più stare in stireria artigiana e non ha la pensione. L'appello dei figli e la risposta della gente. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Covid, test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Preoccupa l'aumento dei casi positivi provenienti da fuori regioni. Ieri in Friuli Venezia Giulia 6 contagi da importazioni su 9. Diminuisce anche l'età media di chi si ammala Covid. Test per chi rientra appunto da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. Ho firmato una nuova ordinanza che prevede il test molecolare o antigenico da effettuarsi con tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, lo annuncia il ministro della Sanità Roberto Speranza. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare, afferma Speranza, sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti. Migranti rintracciati a Villesse e trasferiti al CARA di Gradisca. Si tratta di 3 maggiorenni che sono stati portati per il triage nella tensostruttura. Rintraccio di migranti intorno alle 12 di ieri a Villesse. Il gruppetto, che è stato segnalato dagli automobilisti in transito ed era composto da 3 cittadini bengalesi, che sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Mariano del Friuli, coadiuvati dai colleghi della stazione di Villesse, erano stati comunque probabilmente scaricati poco prima da un furgone, lasciati dal passer lungo il cosiddetto stradone, la regionale 351, che porta poi a Ruda in provincia di Udine. Con lo scooter contro un palo, l'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 9 che da Pasiano di Pordenone porta verso Meduna di Livenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, secondo la seconda partenza dei vigili del fuoco di Pordenone, che è intervenuta per una fuoriuscita autonoma che ha visto coinvolto uno scooter che è finito contro il palo dell'illuminazione pubblica lungo la strada provinciale 9 da Pasiano di Pordenone verso Meduna di Livenza.
Tamponamento a catena tra Pordenone e Oderzo. Due conducenti hanno riportato graffiti lievi in seguito allo scontro. Illesi gli altri due. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con la squadra della prima partenza per un tamponamento multiplo che ha coinvolto quattro autovetture, avvenuto in prossimità dell'ingresso alla Friuli Intagli sulla strada Pordenone-Oderzo. Sbanda e perde il carico al Nicco. Traffico bloccato, un escavatore è caduto da un mezzo di Friuli a Venezia Giulia Strade ed è finito sulla carreggiata. Un brutto incidente appunto in via Giulio Zampa ad Alnicco di Moruzzo. Per cause in corso di accertamenti, il conducente di un mezzo di Friuli Venezia Giulia Strade ha perso il controllo e sbandando ha perso il carico. Si trattava di un escavatore che è finito sulla carreggiata occupando entrambe le corsie. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e il mezzo da lavoro non ha colpito auto in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la prima partenza dal comando di Udine e un autogru per la rimozione dell'escavatore. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.